Smart working, home working, grande differenza, ma che mannaggia ladra, ancora non tutti hanno capito. Ciao ragazzi, ho già fatto un video su questo genere e ci tengo però a riproporne un altro proprio perché mi rendo conto che nonostante sia già passato un anno da quando in Italia per situazioni esterne abbiamo cominciato a capire che cosa voglia dire smart working, ancora oggi ci sono persone che realmente non hanno capito la grande differenza che c'è tra un'attività smart, nello smart working e lavorare da casa. Mi raccomando, ti ho detto prima cosa, ho fatto altri video, se ti va vai a vedere sulle mie pagine Facebook o sul mio canale YouTube, mi farebbe tanto piacere. Viva la vita, come dico sempre. Ok, io faccio una vera e propria attività di smart working da 8 anni, quindi ho scelto di farla e da 6 anni è la mia unica attività. E quello che è la cosa straordinaria di questo tipologia di lavoro è che lo smart working identifica quella che è un'attività intelligente nel senso di ottimizzazione dei tempi, non vuole essere una mancanza di rispetto verso niente, nessuno, e come sempre ognuno è giusto che faccia le cose che si sente sue. Sicuramente però è importante capire questi passaggi. Un'attività di smart working non è lavorare da casa, ma è un'attività che ti dà modo attraverso un'autogestione e attraverso dinamiche leggere, vuol dire che si possono adattare bene a tutto, di fare in modo che l'attività si vada veramente a unire in maniera ottimale con la tua quotidianità. E quindi, proprio come vedi dalla mia mano, non rimangono spazi vuoti, si ha modo proprio di integrarsi in maniera completa e perfetta, e questo ti dà modo di ottimizzare tutto, quindi quello che può essere la produzione, il lavoro, la qualità della tua vita, la quotidianità della tua vita. Quindi non avere gli spazi vuoti potrebbero essere quando, questo è uno spazio vuoto, quando passi un'ora in macchina in mezzo al traffico. Quello è una cosa che, viva la vita, si può evitare in un lavoro intelligente, ecco quello che riesci ad evitare. Quindi tante persone oggi ancora pensano che lavoro da casa, sto facendo un'attività smart. No, non è così, anche perché attività smart non tutte le aziende lo possono fare. Ci sono aziende che sono vecchio stampo, quindi hanno ancora un metodo di lavoro di un'era che sta finendo, diciamo, e quindi è proprio una struttura che non può diventare smart, c'è poco da fare, e non basta lavorare da casa per fare in modo che la struttura cambi, non è possibile, semplicemente stai lavorando da casa, ma le cose che avresti sempre fatto là, ma non è un'attività che ha la possibilità di fare questo, ok? E soprattutto un'attività di smart working è una scelta, non ti può essere imposto, non è tecnicamente, va proprio all'opposto di quello che sarebbe il significato di un'attività smart. È una scelta, ma perché ci deve essere da una parte una persona che si prende la responsabilità di raggiungere i propri obiettivi e quindi di organizzare la propria attività, e dall'altra parte ci deve essere un'azienda che cioè aumenta la sua fiducia. Quindi da una parte c'è un senso di responsabilità dal professionista, dall'altra parte, quindi l'azienda, c'è un senso di fiducia verso il professionista, dove dice: ok, io sono consapevole che tu sai fare il tuo lavoro, mi fido di te, quindi ecco che tu hai modo di totalmente organizzarti e quindi sviluppare la tua attività come e quando vuoi, negli orari che vuoi e tutto, e quindi in base agli obiettivi che raggiungi verrai remunerato. Quindi vedete, è un accordo, non ci può essere un'imposizione. E per fare in modo che questo sia possibile, l'azienda deve essere un'azienda con le dinamiche del nuovo mercato del lavoro, quindi leggera, molto online, quindi che abbia modo effettivamente, cioè se tu, per dire, io prima lavoravo in imprese edile, i cantieri, i lavori hanno quegli orari, e invece ecco che se lavori con l'online e tutto, cambiano queste dinamiche, non ci sono quegli orari fissi, puoi andare a veramente interagire nelle 24 ore, come meglio credi. Quindi mi raccomando, se ancora stai facendo un'attività da casa e pensi che sia smart, il mio consiglio è approfondisci, proprio perché attraverso la conoscenza potrai renderti conto di una realtà che effettivamente c'è e che magari può essere interessante per te. Io non voglio dire, per me, io ho scelto oramai tanti anni fa e sono felicissimo della mia scelta perché è aumentata la mia qualità di vita, la mia produzione nel lavoro, cioè tanti, tanti aspetti, però ho scelto. Quindi l'importante per te è conoscere, e se conosci eviti di fare degli errori di valutazione e soprattutto comprendere quelle che sono delle dinamiche oggi che sono contemporanee e sono presenti, e quindi è importante conoscere il presente per capire come muoversi al meglio e come costruire il proprio futuro. Se hai voglia di fare due chiacchiere con una persona che fa un'attività smart da tanto tempo, bene, scrivimi in privato, io sono ben volentieri
pronto a fare due chiacchiere, ad avere un confronto e magari anche se stai cercando quella che è la possibilità attraverso un'attività smart, che quindi è gesto, si può integrare benissimo con la tua quotidianità, quindi se stai cercando la possibilità di crearti una seconda entrata, magari di sviluppare una tua attività senza perdere la tranquillità della tua quotidianità. Ecco che magari dalle due chiacchiere con me può venire fuori qualcosa di interessante. Ti lascio con un esempio per farti capire ancora meglio, riguardante lo sport. Io amo il basket, se prendiamo il basket, non è uno sport smart perché ci vuole il campo, ci vuole il canestro, ci vuole il pallone giusto per giocare. Se prendiamo i piegamenti, sempre attività sportiva, ecco che i piegamenti è uno di quegli esercizi smart perché lo puoi fare dove vuoi, quando vuoi, senza problemi, e viva la vita. Ok? Mi raccomando, se ti va di fare due chiacchiere, scrivimi e per me è sempre un piacere. Viva la vita!